Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale In Sport. Oggi proseguiamo con il quarto episodio della nostra rubrica Kinecticut Lab e parleremo di una patologia, possiamo dire, molto comune e fastidiosa: il gomito del tennista. Che cos'è, come si presenta e come va curata? L'epicondilite laterale, il gomito del tennista. Invece con la mediale, il gomito del giocatore di golf o del nuotatore. Diciamo che l'epicondilite è fondamentalmente una patologia che è degenerativa a carico dei muscoli epicondilei a livello quindi dell'inserzione omerale, qui, questa parte qua. Ok? Perché avviene? L'epicondilite laterale avviene fondamentalmente per un'estensione del polso contro resistenza. Mentre invece l'epicondilite mediale è la flessione del polso contro resistenza. Da qui perché gomito del tennista l'epicondilite laterale? Perché se ci pensate è il gesto del rovescio, no? Appunto, nei tennisti. Nei tennisti, no, del rovescio. Ho dei giocatori di ping pong. I Japanese. Abbiamo perso il fuoco come la merda. Lo so, scusami, ma sta facendo male il culo. Vai. Quindi, per questo viene chiamato gomito del tennista. Infatti è una patologia molto diffusa nei tennisti. Oppure, al contrario, se viene a livello mediale, nei nuotatori. Ci pensate, alla bracciata avviene questo movimento qua, oppure nel golf, nello swing. Nello cosa swing abbiamo questo movimento qui. Quindi è una patologia che fondamentalmente interessa nella maggior parte dei casi, ma non tutti, gli sportivi. Quando andiamo a trattare questo tipo di patologia dobbiamo pensare che comunque il trattamento appunto deve essere mirato al ritorno all'attività agonistica. Diciamo che fondamentalmente in una prima fase, no, si deve andare a ridurre il dolore. Quindi ghiaccio, riposo e anche l'utilizzo di eventualmente, se la situazione è grave, di tutori e di fans e medicinali comunque cortisonici per attenuare il dolore. Quindi dopo aver attenuato, diciamo, il dolore e dopo delle sedute di fisioterapia si può ritornare, c'è il ritorno poi all'attività agonistica. Quindi fondamentalmente è giusto che si vada a recuperare prima di tutto la forza e il riequilibrio, ok, dei muscoli epicondiloidei, e secondariamente recuperare anche l'arco di movimento, cioè il range of movement, recuperare il ROM, appunto il range of movement, che sarebbe il range di movimento appunto del gomito, non so, di comunque di qualsiasi altra articolazione esistente. Da dire una cosa molto importante: la cura dell'epicondilite è qualcosa che per un soggetto sportivo e non solo è qualcosa di preponderante, è molto importante. Innanzitutto bisogna vedere perché, qual è il meccanismo che ha causato questa epicondilite, perché comunque nello sportivo sappiamo che è quello, ok? Quindi nel tennista sappiamo che è il rovescio, nel nuotatore sappiamo che è la bracciata. Perfetto, sappiamo perché avviene, ma in una persona che non fa sport bisogna vedere che tipo di attività fa e qual è il lavoro e perché appunto c'è stata questa causa scatenante, perché appunto c'è questa infiammazione. Molto importante curarla, perché possiamo avere anche delle fasi di cronicizzazione, cioè nel senso arriva un punto in cui l'epicondilite diventa cronica e non si può curare, si può attenuare il dolore, ma rimarrà sempre, nonostante infiltrazione col cortisone, nonostante l'utilizzo di alcuni farmaci, ci sarà comunque questo tipo di infiammazione e diventerà molto invalidante. Anche perché ci sarà una cronicizzazione, e la cronicizzazione di un dolore a livello comunque, parliamoci chiaro, del gomito,
provate a immaginare un attimino, è qualcosa di molto, è di invalidante proprio, perché comunque anche i gesti più banali della giornata, prendere una busta di spesa, prendere una cassetta d'acqua, girarsi anche nel letto stesso, diventa difficile, chiudere la portiera, iniziano ad avere insomma una loro difficoltà, perché giustamente ci sarà questo dolore costante a livello del gomito. Quindi non è qualcosa che va presa sotto gamba, ma è qualcosa di estremamente importante. Il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, io come al solito vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Io vi auguro un buon allenamento da InSport. Ciao! Ciao.